L'Atalanta aveva cominciato molto bene l'incontro della disperazione con il Vicenza. Infatti i bergamaschi, dopo le schermaglie iniziali, erano andati in vantaggio. Bertuzzo difende bene la palla, poi serve Rocca, che tenta il tiro, respinge un difensore, Mastro Pasqua può controllare, libero, poi infilare il portiere vicentino con un bel pallonetto. È l'1-0 che fa sperare l'Atalanta, mentre sembra condannare irrimediabilmente il Vicenza. Per questa gara della disperazione, Rota ha ripresentato Garritano, assente da 5 mesi, essendosi fratturato la gamba sinistra prima della sosta natalizia. L'Atalanta in questo lungo periodo ha perso punti importanti proprio per la mancanza di un uomo da area di rigore. Lo si è visto anche oggi, quando il ritmo è venuto a mancare all'ex Granata e Bertuzzo e Pirker non hanno mai affondato con vera pericolosità. Il Vicenza, dopo la rete, ha giocato per lunghi tratti molto meglio dell'Atalanta, ma pur se tutti hanno cercato di dare a Paolo Rossi tante buone palle, il centravanti non è mai stato in grado di impensierire veramente Bodini, anche perché Osti gli ha montato una guardia grintosa e aggressiva, ma sostanzialmente corretta. I veneti, nelle ultime 7 partite, sono riusciti a racimolare solo 2 punti, e questo è il motivo della retrocessione, e sta a significare che pur con un fuoriclasse una squadra non può salvarsi se non svolge un gioco efficace e in profondità. Oggi Rosi e Cerilli hanno cercato la via del gol in alternativa a Rossi, ma Bodini si è opposto in diverse occasioni con bravura. I bergamaschi hanno sbagliato molti passaggi al momento conclusivo, pur lottando con molta rabbia e determinazione su tutte le palle. Questa è un'azione non conclusa felicemente da Garritano. Ed è ora Vavassori che si avvia sul fondo, rimette al centro, Bertuzzo tocca al volo e sfiora il palo della porta difesa dal portiere vicentino. Nel complesso forse il Vicenza un gol l'avrebbe anche potuto meritare, ma era una soddisfazione del tutto platonica. Ed ecco il raddoppio, è ancora Mastro Pasqua che a sorpresa batte Galli con questa punizione. Sul 2-0 il Vicenza ha avuto ancora uno spunto in avanti, mentre la fatica ha annebbiato le idee ai padroni di casa che hanno finito provatissimi.